Spero, no, te l'ho già detto. Marco, qualcosa per i tuoi tifosi, Marco? Credo che in questo momento vorrei solamente un po' di rispetto e un saluto ai tifosi. Mi dispiace solo per il ciclismo che ancora una volta esce in un modo... Cercare di far capire a Marco che l'errore ci poteva stare, insomma, come ripeto, come è successo a tutti noi. Naturalmente lui era molto preoccupato, turbato, forse la preoccupazione di dover affrontare il pubblico, non lo so. È evidente che non è facile perché, ripeto, ho vissuto gli stessi passaggi e quindi ho cercato in tutti i modi di capirlo e di dargli una mano per vedere di uscire da questo problema. E mi ricordo un gesto di rabbia di Marco che con un pugno ruppe due vetri di una finestra e si tagliò anche. Tutta la Mercatone 1 si ritira e il gruppo riparte senza la maglia rosa. Da regolamento dovrebbe passare sulle spalle del secondo in classifica Savoldelli, ma lui si rifiuta di indossarla. È un campione, l'ha dimostrato non solo quest'anno. Poi, essendo nostro collega, sicuramente siamo tutti un po' rammaricati. Sono regole che devono rispettare. Se è così, così. Niente, resterà sempre destra e più grande. Gli auguro tanto coraggio, tanta forza. Intanto questa è la manifestazione che si è sviluppata questa mattina, proprio pochi istanti fa. Sono i tifosi del club Marco Pantani. Che cosa dicono, che cosa vogliono? È un clima di tensione incredibile perché qui c'era il 70% dei tifosi che aspettavano Marco, fra l'altro tanti romagnoli, però c'è veramente aria pesante qui. Mi auguro che tutto vada bene, mi auguro che la corsa continui. Eh sì, perché... è circolata pure la voce che qualche tifoso voglia fermare la corsa. Io mi auguro di no, perché soprattutto per il rispetto dei corridori. Alla fine la tappa si conclude. All'Aprica vince lo spagnolo Heras e Gotti si aggiudica il Giro d'Italia.